Bisogna risolvere però il problema di Scano. È un problema sì o no in questo momento? Ma no, secondo me è un falso problema. Io dico la verità, io dei singoli non ho mai voluto parlare perché abbiamo puntato tutto su un gruppo. E parlare di Facundo sinceramente è una cosa che non è giusta né nei suoi confronti né nei confronti del gruppo. Sono dell'opinione che chi ha scelto di venire qua a Pescara ha scelto di venire a Pescara avendo concorrenza, che era la cosa più importante, pensando che potesse giocare uno piuttosto che l'altro. È vero, i numeri oggi parlano di 8 gol da parte del nostro attaccante, ma naturalmente nessuno gli ha mai detto ci avrai la maglia addosso, come non l'abbiamo detto a nessun altro. Quindi dipende solo da lui, insomma, questa è un po' la sintesi. Daniele Dell'Icarri, oggi, primo giorno di mercato, è questa? Sì, la sintesi fondamentalmente è oggi parlare di un singolo per me è sbagliato. Facundo fa parte di questa squadra, fa parte del Pescara e sa che non ci sono gerarchie, non esistono gerarchie. Tra l'altro stiamo facendo un campionato di Serie C e anche un campionato di Serie A. Pensare a se stessi è deleterio, pensare al gruppo è la cosa più importante. Nessun dialogo col giocatore, cioè Dell'Icarri dopo lo sfogo di Lescano all'indomani della partita con il Picerno persa in casa? No, sinceramente no, perché io ho dovuto guardare alla squadra, non posso guardare al singolo. Lescano ha avuto uno sfogo che io posso anche condividere, posso condividere anche lo sfogo dell'allenatore. Poi però parla sempre il campo, il campo è il giudice di tutto e pensare di chiarire con un giocatore, sia il giocatore con l'allenatore, il giocatore con la società, secondo me delle volte è sbagliato perché poi la dimostrazione la deve dare sempre il terreno di gioco. Quindi questo non è avvenuto neanche nei giorni successivi? Assolutamente. Lo so, a Natale, no? Si è tutti più buoni. Siamo dati gli auguri a Natale. Vabbè. Non so se Dell'Icarri può confermare l'interesse del Pescara per Radrezza, no? Noi in quest'estate siamo stati interessati, è inutile nasconderlo. Stiamo parlando di un versatile, di un giocatore che può ricoprire più ruoli, dal basso alla mezzala, al tre quarti, a piede invertito anche dall'altra parte. Sicuramente Radrezza ha fatto una scelta quest'estate di tornare a casa sua a Padova. Noi l'abbiamo trattato, non c'è stato modo di portarlo a Pescara, ma in questo momento l'interesse reale non c'è.